Italia. Fu, fu, fu. Italiani, lombardo o veneti, o alla veneziana, secondo che siete con le cipolle o meno, sono il nuovo presidente della Lega Lombarda, Carmine Rotunno. E nel giorno delle mie elezioni, i miei compagni di partito mi hanno fatto la domanda trabocchetto, mi hanno detto, presidente, se voi state sopra una torre con un negro e un napoletano, chi me nata a baci? Io non mi sono fatto fregare, ho detto il napoletano. Perché prima il dovere e poi il piacere nell'eventualità. A noi ci accusano di razzismo, ma guarda la follia, ma se a noi ci piace Gullit, più la Palestandra di così, Gullit che è un grande campione, certo fuori da campo è un negro, ma nessuno è perfetto. Ma il problema che vogliamo dibattere oggi è serio, ovvero in Norvegia esiste una legge che protegge la foca, è giusto mettere in Italia una legge che protegge il napoletano? No, diciamo noi, ma è logico. La foca è un animale in via di estinzione, mentre il napoletano è un animale che si riproduce spropositatamente, facendo dei figli in maniera forfettaria, a comitive, diciamo, no? D'altra parte la foca si uccide con le mazzate, ma quando vai a dare la mazzata al napoletano è difficile, perché il napoletano svicola, sgattaiola, si dibatte. Allora dateci la legge sull'abrogazione dello sgattaiolamento del napoletano. E questa legge ce la dovete dare perché noi paghiamo le tasse, come diceva il tasso che andava con le prostitute. Questa è una battuta perché la politica è anche allegria più, simpatia più, fantasia più più, stappa un cretino. Ma io vorrei... ricordarvi un'altra cosa, ovvero che il norvegese uccide la foca anche perché se la mangia. Chi ha detto che il napoletano non è commestibile? Sarà difficile da pulire, ma proviamo, sangue. Il napoletano è diventato per noi un problema ecologico, tant'è che noi abbiamo fatto per i nostri figli dei filmati in cui si vedono dei napoletani che vengono messi a bollire e poi rispediti a Napoli, il film si intitola Tornato a casa Lessi. Ma io vorrei ricordarvi una cosa, ovvero non dimenticatevi che il napoletano è un uomo del sud, da cui il termine suddolo. Ma è pur sempre un uomo e va accettato, e noi teniamo un'accetta tanto per poterlo fare. Quindi col cuore in mano e il fegato a pezzi io vi dico abbassa il razzismo, abbassa i napoletani. Grazie.